La giungla di notte, capitolo 1. Se non ricordo male, da questo livello in poi, o meglio, da qui iniziano i livelli un filino più allungati, un filino più lunghi. Che bella l'acqua così. Non si vedono i quadratoni che fanno la stessa gif avanti e indietro. Lo scoiattolo che ci ha rubato il palloncino. Aiutami! E Cuzco che proprio gliene frega niente. Allora, non c'è nulla. Che fulmine! Vediamo cosa ci dice. Aspetta. Ciao. Questa voce l'ho già sentita anche in Shrek. Credo che fosse uno dei personaggi secondari, ma non mi ricordo chi. Uno dei tanti personaggi che c'erano in giro, ma non mi ricordo chi. Vendicami! Per uccidere il ragno Vendicami! premi rotola o carica, così cadrà sulla schiena e tu lo potrai colpire col salto d'attacco. Va bene. È la cosa più assurda che abbia mai visto. Oh no. Va bene. Allora, se incontriamo un ragno, dobbiamo rotolarlo oppure caricarlo. Aspetta che devo prendere tutte le monete. Faccio qualcosa? No. Ecco, da questo livello potremmo iniziare un attimino a perdere quella. Calmo. Potremmo iniziare a perdere alcune monete in giro, perché è uno dei livelli che poco mi ricordo effettivamente. Allora, la carica. Oh, ma sono fatti bene. Allora, io lo ripeto, per essere un gioco PS1, i modelli sono fatti più che bene. Il ragno, santo cielo, ha dei dettagli che comunque per l'epoca non erano neanche tanto banali, eh. Ha tutte le zampe, ha la faccia tutta che si muove, cioè. Chiunque diceva che i giochi PS1 erano tutti spigolosi. Grazie al cacchio che erano spigolosi, oggi lo sono, ma al tempo erano sicuramente di ottima qualità, veramente. Cioè io questo gioco, come lo vedo adesso, me lo ricordo al tempo. Al tempo è come se lo vedessi esattamente con questa qualità. Vuoi perché al tempo i televisori erano quelli che erano e il nostro livello di qualità era quello che vedevamo veramente. Cioè, nel senso, avevamo quello era la migliore delle qualità. Però, sinceramente, Punto di controllo. non mi sento di dire. Oh, calmo. Ecco. Non mi sento di dire che a livello di qualità questi giochi siano brutti. Anzi, tutt'altro. Questi emulatori che ti aumentano la qualità ti permettono di rimettere mano a questi titoli con una qualità che al tempo sicuramente non ti potevi certo permettere. O che meglio, oggi non ti potresti permettere, perché al tempo Boom, baby! quella era la qualità. E anzi, smetti di lanciarmi le noccioline, stronzo. Grazie delle monete. Ho fatto il giro della testa e mi ha droppato un sacco di soldi. Qua c'è nulla? No? Peccato. Allora, proseguiamo. Tra Punto di l'altro, controllo. il totem qui ci segue con la testa. Non ci avevo fatto caso. Dammi quel palloncino. Ora è mio. Non mi ricordo se andando vicino a questi rovi si buca il palloncino. Potrebbe essere. Stupido, vai via. Potrebbe essere quindi meglio evitarli. Meglio tenerlo basso. Ok, ce ne servono altri tre. Comunque, un tizio che ho visto nella speedrun, già che vi ho detto l'altra volta, per fare questo pezzo, tipo lui. Allora, voglio vedere solo. Ok, non ci sono riuscito per qualche motivo. Lui saltava sulla roccia, saltava sull'acqua. Da quel punto là in fondo dell'acqua, non è che ti riporta qui, ti riporta alla zona
più vicina, che la più vicina è quella dall'altro lato, senza dover stare qui a prenderti tutti i palloncini. Allora, lo scoiattolo avrà di nuovo un altro palloncino per me? Credo di sì. Eccolo qua. Ehi, bastardo, vieni qui. Dammi sto palloncino. Vai via. Madonna mia. Mio, vai via. Tu e i tuoi versi scoiattolosi. Più che altro non ho più la carica. Se ce l'avessi avuto almeno glielo rubavamo subito. Fermati lì tu e il palloncino. Mio. Allora, vediamo. Guardalo, guardalo. Guardalo che cerca di fare il furbo e venire a rubarmi il mio palloncino giallo. Col cavolo che te lo do. È mio. Sono il cavolo di imperatore e tutto ciò su cui metto la bocca diventa mio. Guarda quanto è fiero. Quanto è fiero di passare con quattro palloncini. Sono l'imperatore. Ho appena inventato la macchina volante. Guardalo. Guarda quanto... com'è fiero lui. Punto di controllo. Allora, c'è qualcosa qui? No. Che cosa hai da dire ora? Bella giornata. Ma tu non eri di là. Lo sai che da un momento all'altro arriverà un grosso ragno che ti mangerà vivo? Mangiato da un ragno? Sarebbe un privilegio. Ah beh, allora. Va bene. Cosa c'è? Restare impigliato in una tela non è il massimo per te? Direi di no. Allora, che mi dici adesso? Ah, d'accordo allora. Le guardie con elmetti rossi hanno gli idoli rossi. Sconfiggi la guardia se vuoi l'idolo rosso. Perfetto. Non c'è problema. Ti ringrazio. Mi troverai nei paraggi. Rimango ferma qui. Non ti preoccupare. Grazie scoiattolo, ora puoi andare. Aia. Non mi toccare. Non mi toccare. Yeah. Ecco fatto. Buia. Buia. Non siamo già arrivati alla fine, vero? Perché se siamo già alla fine vuol dire che ho perso un sacco di monete. Ho perso anche il segreto addirittura. Allà, un sacco di monete no, ne abbiamo perse solo 4. Questo vuol dire che erano insieme al segreto. Peccato.